Sicuramente un bellissimo regalo per questa capitale italiana della cultura. In particolar modo, oltre a questo momento stampa, c'è anche la possibilità di vederla dal vivo, di ascoltarla dal vivo assieme al regista e curatore Todd Eckert, con cui ha condiviso il progetto The Life. Ed è una bellissima opportunità perché dopo il successo anche dell'installazione in Pescheria, un'installazione che ha una storia lunga, parte dal 2019, ma è la prima volta che viene riproposta dopo la pandemia, quindi ancora più carica di significati legati alla presenza, all'assenza, alla distanza, allo stesso ruolo delle tecnologie nel raccontare la vita, le esperienze e le relazioni. E quindi è una grandissima opportunità che Capitale Italiana della Cultura offre da Pesaro a tutta Italia, in realtà, e a tutto il mondo. Ricordiamo che prima di Pesaro il debutto di Grenoble, poi Los Angeles, Londra, e sono state pochissime altre, forse solo queste le occasioni in cui poter fruire di questa opportunità, oggi in presenza, e soprattutto anche, come abbiamo appena annunciato, l'esperienza replicabile. Avrebbe dovuto terminare oggi al centro Artivisivo e Pescheria, ma un po' per il successo, un po' anche per l'accordo e la disponibilità di Marina, sarà possibile, di Todd, sarà possibile in Pescheria fruire dell'esperienza fino a tutta domenica, quindi insomma tantissime altre migliaia di pesaresi, visitatori, insomma artisti potranno entrare in relazione con Marina Abramovic per questa esposizione che sicuramente entrerà nella storia della capitale e anche del centro Artivisivo e Pescheria.